Si è conclusa domenica 12 marzo, dopo una settimana di eventi, la 75esima edizione del Mandorle in Fiore di Agrigento. Il vincitore di quest'anno per la migliore esibizione nella categoria di danze, costumi e canti è stato l'Uzbekistan, che ha eseguito la Korasm Dance, inserita nel 2019 nella lista del patrimonio materiale dell'UNESCO. I gruppi sono di alta qualità, l'organizzazione è perfetta. Ringrazio anche le forze dell'ordine che ci hanno permesso di poter organizzare questa festa. E questo deve essere un punto di partenza, il volano per il futuro della nostra città. È vero che qui parte un grido di cultura, di pace, di amicizia, di fratellanza, ma proprio voglio puntare sulla cultura. Agrigento è candidata a capitale italiana della cultura 2025. Questa è la nostra, questo è il nostro patrimonio materiale, è il materiale quello che noi abbiamo davanti. Con questo noi dobbiamo cercare di migliorare le sorti agrigentine. Agrigento deve diventare una capitale anche europea di cultura. Durante la cerimonia è stato consegnato il premio Gigi Casese al gruppo francese Ballet des Savoie per aver rappresentato in modo originale l'espressione folcloristica. Il gruppo dell'India ha ricevuto il premio Costa del Mito per aver svolto un ottimo lavoro nella promozione turistica del suo territorio. Quest'anno oltre 90.000 presenze, quindi da qua si capisce l'importanza internazionale che ha questa festa, la festa del mandorlo, oggi alla 75esima edizione. Per noi è un evento davvero importante, per la Sicilia, non solo per Agrigento, per cui questa manifestazione è stata già inserita nell'elenco delle manifestazioni di rilievo dell'assessorato al turismo. Bisogna ovviamente continuare a programmarla, negli anni lo si è fatto, ma lo dobbiamo fare ancora meglio probabilmente, perché è davvero dalla Sicilia ad Agrigento, attraverso questa festa arriva al mondo un messaggio importante, il messaggio dell'amicizia, il messaggio della pace e il messaggio, quel messaggio dello scambio culturale tra popoli.